Ciao ragazze, ciao ragazzi, allora finalmente vi filmo il video haul con tutte le cosine che ho comprato nell'ultimo periodo. In questo video vi faccio vedere solo il mio shopping, non vi faccio vedere unboxing dei pacchetti che mi arrivano dalle aziende. Farò anche quello ma in un altro video separato. Ho tantissime cosine da farvi vedere, mi sono buttata oltre che sugli accessori anche un po' sull'abbigliamento questa volta e sono marchi diversi, c'è qualcosina di Dior, più di qualcosina di Dior, Chanel acquisto che ho fatto a Parigi finalmente oggi da Rocambon, vedrete di che cosa si tratta, e poi ho fatto qualche altro acquisto da Alberto Ferretti, mio Givenchy, quindi ho davvero tante cosine da farvi vedere e per ogni cosina vi spiego il retroscena. Prima cosa, allora, in realtà questo maglione di Alberto Ferretti, eccolo qua, ed è un pochino più lungo e un pochino più morbido rispetto all'inglese, un pochino più morbido rispetto a quello che ho sempre di Alberto Ferretti, però quello è Monday ed è un pochino più corto, un pochino più stretto, questo è un po' più oversize ed è appunto Friday. Io ovviamente questi maglioni li indosso in qualsiasi giorno della settimana, non aspetto che sia venerdì per indossare un maglione che comunque ha un prezzo non indifferente, quindi molto spesso lo indosso e mi dite ma oggi non è venerdì, sì, ma io lo indosso comunque, ed è appunto molto caldo, molto morbido, lo adoro, infatti me l'avete visto indossare in diversi, secondo me anche in qualche video, sicuramente nelle foto su Instagram l'avete visto e ve l'ho fatto vedere quando mi è arrivato in un video vlog, però volevo inserirlo anche in questo haul perché è stato un ottimo acquisto e lo adoro. Altra cosina che vi ho fatto già vedere in un video vlog, però appunto se non l'avete visto ve le siete perse, è questo acquisto da Miu Miu, sia queste perché sono scarpe che il maglione di Alberto Ferretti, li ho presi sul sito Luisa via Roma e vi ho fatto vedere quando mi sono arrivate le cosine in un vlog, ma voglio farvi vedere anche queste in questo video, non potevo lasciarle fuori, le adoro. Allora, queste scarpe sono uscite tipo nel 2014, una roba del genere, forse un po' prima, forse un po' dopo, comunque sono uscite diversi anni fa, io le adoravo, forse 2015, boh, non lo so, comunque le adoravo, mi piacevano alla follia e Tomas, ma credo fossero uscite già prima che io conoscessi Tomas, quindi rendiamoci conto, si tratta almeno di 4 anni fa, e quando sono uscite mi piacevano, però non esageratamente, mi sono detta boh, ok, sono carine, ho lasciato stare, era un periodo anche che io indossavo un po' più i tacchi, e quindi avete già capito che queste non sono scarpe con i tacchi, e poi mi ricordo, ho sempre chiesto a Tomas, ma Tomas, ma che cosa ne dici di queste scarpe, ti piacciono? E lui ogni volta puntualmente, oh mio Dio, ma come fanno a piacerti, ma sono orrende, infatti voglio fare un video in cui Tomas commenta i miei acquisti o comunque i miei accessori, le mie scarpe, le mie borse, perché c'è da scopisciarsi dalle risate, perché lui ha idee molto precise e alcune cose gli piacciono molto, altre pervute, quindi scrivetemi che cosa ne pensate della mia idea di fare questo video. Allora, e lui ogni volta mi diceva no ma sono terribili, ma come fanno a piacerti, sono oscene, e io alla fine gli ho sempre dato retta fino a quando mi sono detta no, ok, a me piacciono, quindi me le prendo comunque, e sono è il mio primo acquisto Miu Miu di sempre, non ho niente di questo brand. L'interno della scatola è molto molto carino, scusatemi se ho la gola ancora un po' infiammata, quindi ho la voce un po' da paperella ancora, comunque è bellissimo l'interno della scatola. Lo sapete che i miei video haul non possono esistere senza la tipica musichetta, che tra l'altro non esiste, dovrei metterci il copyright su questa musichetta, non so nemmeno se ogni volta la cambio sempre la stessa. Adesso ve le faccio vedere un po' meglio perché così non si vede niente. Sono le ballerine color nude con le cinghiette e con il nastrino che si avvolge su alla caviglia. Io le adoro, non ci potevo credere che, perché pensavo non esistessero più, cioè pensavo non le facessero più. Invece per mia fortuna le fanno ancora e io appena le ho viste
ho trovato il mio numero, che è cosa più unica che rara, le ho prese al volo, e per fortuna, avendole ordinate appunto su internet, non ero sicura sul numero, invece per fortuna mi stanno perfette, quindi sì, le adoro, finalmente le ho prese anch'io, cioè vi giuro, ho aspettato anni e Tomar sempre a dirmi ma sono oscene, ma sono orribili, e io ogni volta dicevo sì, ha ragione, non sono carine, e poi ogni volta le rivedo e dicevo cavolo, ma perché non le ho prese, quindi alla fine le ho prese e le adoro. Tra l'altro nella mia cabina armadio non c'è più spazio per le scarpe, devo escogitare un metodo per sistemare tutte le nuove scarpe che ho preso, perché davvero non so più come fare, penso di incastrare ancora una scarpiera dell'IKEA, che in realtà sono librerie, io le uso per le scarpe, penso di riuscire ad incastrarne ancora una, e quindi spero di riuscire, perché se no non so più dove metterle. Poi vi faccio vedere questo acquisto di ora. Allora, questo acquisto, dovete sapere, questo l'ho visto in una foto su Instagram e me ne sono innamorata. Allora, cioè, non potevo... Allora, Nicole, riprenditi. Allora, comincio dal principio e quando arrivi alla fine... Allora, quando ho visto questo in una foto su Instagram me ne sono letteralmente innamorata. Voi lo sapete, tutte le mie sales assistant, le ragazze che lavorano da Dior, da Chanel, eccetera, sono tutte a Venezia, perché i miei negozi più vicini di questi marchi sono tutti a Venezia, purtroppo a Trieste, perché non hai niente. E quindi ho subito scritto ad Anna, la ragazza della boutique di Dior, che è fantastica, lei mi trova sempre tutto. Le ho detto, no, sto cercando questo maglione. Ti prego, trovamelo. E lei me l'ha trovato. Ce l'aveva, l'unico, l'ultimo della mia taglia c'era. E io l'ho preso al volo, subito, immediatamente, immediately. Intanto ho cercato Denver, che sta passeggiando in giro per la strada. Non so se l'avete visto nel background. Ed è questo. È un maglioncino corto, molto comodo, molto morbido. E dietro ha la scritta Jadior con il numero 8. Cosa c'è, Garunever? Ogni tanto parla. Ciao, Garunever! Sei bellissimo, mio piccolo verino nudo, bianco. Mi sta dando i bacetti. Ciao! Ebbene sì, l'ho preso, non, cioè vi giuro, sono impazzita quando l'ho visto. A parte che questa scritta Jadior con il numero 8 mi ricorda troppo Sarah Jessica Parker in una delle sue classiche foto in cui indossava, penso fosse una t-shirt, aveva questa gonna in tulle larga e questa t-shirt con appunto Jadior il numero 8, e quando ho trovato questo maglioncino ho voluto assolutamente prenderlo subito. Non so se sia in lana oppure in cotone, comunque sembra quasi una felpa perché le cuciture, le magliette sono fatte molto molto sottili, ma in realtà è appunto un maglioncino, lo adoro, adoro troppo, è parecchio corto. Notate che le maniche sono più lunghe rispetto al maglione in sé, è parecchio corto, però sta comodo, sta non oversized ma appunto comodo. Sono troppo contenta di averlo trovato. Sono andata sul sito, non l'ho trovato. Quando le ho mandato un messaggio ho detto devo trovarlo, e c'era, non ci posso credere, ancora, lo adoro, quindi molto probabilmente lo vedrete in qualche fottina e me lo vedrete indossare spesso questo, vi anticipo già. Arriviamo all'acquisto fatto da Givenchy, anche questo acquisto l'ho fatto a Parigi. Allora, voi dovete sapere che l'hotel che avevamo l'ultima volta quando sono stata per Marc Jacobs era, anzi ve l'ho raccontato nel vlog, era a due passi dalla via principale dello shopping praticamente, c'era tutto, c'era Chanel, c'era Givenchy, c'era Dior, qualsiasi brand vi venga in mente che a me piace c'era. Non so se per fortuna o purtroppo per il mio portafogli, però c'era tutto. E quindi siamo andati con Tomascio, abbiamo fatto una passeggiata, non avevamo tantissimo tempo libero, però almeno una passeggiata attorno all'hotel, così l'abbiamo fatta. E ho trovato lo store Givenchy, volevo assolutamente un maglioncino, non so se fosse un maglioncino o una felpa, anche questo l'avevo visto su internet, però non mi ero resa conto che era della collezione passata, credo dell'anno scorso, e volevo tantissimo quello, però appunto non c'era. E poi invece mi hanno fatto vedere altri maglioni oversize così, e questo l'avete visto anche nell'ultimo vlog, perché lo indossavo quando sono stata con Nyx al Cosmoprof ad incontrarvi, ed è lui. E lui, l'ho adorato subito, in realtà c'era praticamente uguale, ma anche in, e ha già peli di Deborah addosso, e c'era uguale anche in rosso, ma io, lo sapete che
l'abbinamento nero e rosa, adoro troppo, e quando l'ho visto mi è piaciuto tantissimo. Questo è in cotone, ma è un cotone parecchio pesante, ed è appunto anche questo oversize, sta parecchio lungo, e c'è la scritta love, love, il rosa dietro è semplice, è nero, e poi qui sotto appunto c'è il logo, ma mi piaceva il fatto che il logo fosse piccolino e non si vedesse tantissimo, ma la scritta love invece ti cade subito all'occhio. È stupendo, secondo me è molto molto comodo, è una fabbrica, mi viene da dire in inglese la fabric, è un materiale molto ben fatto e lo posso indossare sia, credo sia della collezione primavera-estate, non sono sicura, credo di sì, ed è appunto ideale anche per la primavera, perché appunto non è in lana ma è di un cotone pesante, quindi lo posso indossare sia in questo periodo che magari anche in estate la sera per esempio. Adoro, e non ho, devo dire che questo è il mio primo capo di abbigliamento Givenchy, ho l'Antigona, la borsa Givenchy, ma abbigliamento, se non sbaglio, non avevo niente, e questo credo che non sarà l'ultimo acquisto. E poi c'era uguale, identico, con le scritte rosse, però non c'era scritto love, c'era scritto un'altra cosa, non mi ricordo, e adoro davvero troppo. E vi è piaciuto perché lo avete visto in qualche foto su Instagram, e se non sbaglio anche, sì, nell'ultimo vlog e in qualche foto su Instagram, e mi avete chiesto tantissime informazioni riguardo a lui. Non so se Givenchy vende online sul sito, sinceramente non ho dato un'occhiata, però se lo volete ovviamente potete provare a dare un'occhiata sul sito, o comunque nelle boutique dovreste trovarlo, perché appunto è dell'ultima collezione. Amo troppo. Poi, allora, sto notando facendo questo video, ci sono cose che io, di cui io mi innamoro follemente all'istante, tipo il maglione Dior, e le voglio subito, e poi ci sono cose che inizialmente non mi piacciono tantissimo, ma poi probabilmente a forza di rivederle, a questo punto mi rendo conto, iniziano a piacermi, e questo è il caso di queste scarpe. Queste sono delle scarpe che sicuramente voi avrete già visto sui social, sono ovunque, sono state praticamente super pubblicizzate con la collezione dell'anno scorso, della primavera estate scorsa, e adesso le hanno rilanciate anche per l'autunno inverno e per la primavera estate di nuovo. E inizialmente appunto non mi facevano impazzire, nel senso mi piacevano ma non mi facevano impazzire, e poi a forza di rivederle hanno iniziato a piacermi tantissimo, e quando creavo degli outfit così pensavo, cavolo, però se avessi quelle scarpe oggi starebbero proprio bene, e quindi ad un certo punto mi sono detta, ok, messaggiamo la ragazza di Dior, vediamo se ci sono, e c'erano. Inizialmente devo dirvi, allora, io ho normalmente il 40 come numero, ok? A volte 39,5, a volte 40,5, di norma ho il 40, poi ovviamente dipende da come calzano le scarpe. Di queste avevo preso, ragazzi, il 41, perché ho sentito, ho letto che calzano piccole, quindi mi sono detta, ok, visto che comunque è una cosa che prendo appunto tramite spedizione, non la posso provare in negozio, prendiamo il 41 così siamo sicuri. Mi arriva il 41 e mi sta piccolo. Allora, ripeto, io non ho un piedino da Cenerentola, non ho il piede piccolo, sono molto alta, quindi mi aspettavo però che il 41, cioè ero convinta che mi andasse bene, anche perché praticamente non ho scarpe numero 41, e se le ho mi stanno anche leggermente grandi, ok? Il 41 mi stava piccolo, e quindi le ho rimandate indietro, infatti volevo farvi questo haul prima, però non le avevo, le ho dovute rimandare indietro, e mi hanno rimandato un 41,5, ve lo giuro, io non ho praticamente, è l'unica scarpa di questo numero che io ho, quindi se volete fare un pensierino su queste scarpe, calcolate che sono almeno di un numero e mezzo più grandi, cioè dovrete prenderle un numero e mezzo più grandi del numero che avete effettivamente, o almeno mi consolo, perché pensare che ho il 41,5 vi giuro che mi viene da piangere. Comunque queste sono, allora, ripeto, sicuramente le conoscete, apriamo assieme, richiudiamo tutto. Ovviamente la scatola l'avevo già aperta perché dovevo provarle, perché mi sono detta, non è che manco il 41,5 mi va bene, e per fortuna mi va bene. Ta-da! Sì, sono loro, non ho preso però quelle con il tacco, ho preso quelle piatte, ho preso le ballerine. Sì, aspettate che vi faccio vedere anche l'altra. Ho provato in realtà solo una, ne ho provata, l'altra no, non è che questa non mi starà bene. Vediamo un po'. A volte mi viene quasi di fare la musichetta horror, poi cambio. Ta-da! Sì!
solo loro. Non so che come si chiamino, non so che come si chiamino, non so come si chiamino. Allora, patent calf. Oh, questo è solo il colore. Beh, non lo so. Comunque, non so il nome. Io non so mai i nomi di quello che compro, cioè veramente. Però le adoro, sono troppo troppo belle. Allora, c'è, ovviamente sono fatte tutte laccate, la punta è a punta. E c'è dietro il fiocchetto con la scritta Jean Dior. Mi piace tantissimo che non ci sia scritto il brand, quindi Christian Dior, ma che ci sia scritto Jean Dior. E secondo me sono, a parte che sono comodissime, le ho provate qui sotto sulla suola, c'è anche la stellina, sono, ed Ever continua a chiamarmi e sta lì sulla finestra e guarda gli uccellini fuori, evidentemente gli sta parlando, non so se parla a me o agli uccellini. Comunque, appunto, queste, a forza di vederle io me ne sono innamorata e dovevo assolutamente averle. Stanno bene con i jeans, stanno bene con le gonne, stanno bene con un pantalone nero a sigaretta dritto, sono, secondo me, Ever, se non mi distruggi la videocamera, grazie. Sono secondo me super eleganti, ma anche molto portabili di giorno. E non ho preso appunto quelle con il tacco, anche quelle si vedono moltissimo, perché il tacco così piccolino non mi piace, mi piace o bassissimo oppure alto, e quindi ho optato per loro. Sono molto molto felice di averle trovate. Le fanno anche in bianco e non so se le fanno anche in altri colori, ma io le volevo assolutamente nere e le ho trovate, non ci posso credere, sono troppo felice, aspettatevi anche queste di vederle parecchio, se mi seguite su Instagram, il link è sempre qua sotto, mi raccomando, io pubblicizzo sempre spudoratamente Instagram, qua sotto c'è il link, ma sì, aspettatevi di vederle tanto, perché le ho desiderate molto queste scarpe e sono troppo troppo felice finalmente di poterle indossare, finalmente di poter creare degli outfit con loro. E poi, ah sì, c'erano anche le due dust bag, che sono super pratiche per quando si viaggia, perché così non rischio di sporcare tutta la valigia. Ebbene, credo sia ora, voi lo sapete che l'acquisto più grosso lo lascio sempre alla fine, e credo sia arrivata proprio l'ora. Vi ho fatto vedere tutto? Sì, vi ho fatto vedere tutto. Credo sia arrivata proprio l'ora di farvi vedere che cosa ho preso da Chanel in Rue Cambon a Parigi. C'è questa borsa gigantesca, sì! Sì, e io ho lasciato tutto nella borsa, non sapete com'è stato difficile, ho lasciato tutto impacchettato, non ho spacchettato niente per farvi vedere tutto in questo video. C'è però da specificare che poco prima di filmare questo video ho filmato l'unboxing che troverete su Instagram, però poi ho rimesso subito tutto dentro. Allora, questo dovete sapere, non vi anticipo di che cosa si tratta, non vi anticipo, lo vedrete tra poco. Questo l'ho visto anche molto sui social ultimamente e mi è piaciuto da subito, appena l'ho visto, boom, amore a prima vista. E lo stavo già cercando tramite la mia boutique di Venezia, ho messaggiato Silvia la ragazza e l'ho chiesto, sto cercando questa borsa, e lei me l'ha trovata. E quindi ci stavo pensando se prenderla oppure no, e poi sono capitata a Parigi, sono capitata per puro caso, mi sono svegliata, oh c'è Chanel, no, però sono andata, diciamoci la verità Nicole, sono andata da Chanel appunto perché Rue Cambon era letteralmente dietro l'angolo dal nostro hotel, ripeto, non so se è una fortuna o una sfiga, e sono entrata ed ho cercato la borsa che stavo cercando a Venezia un attimino per vederla eccetera eccetera, e poi mannaggia, vi ho detto che si tratta di una borsa, non riesco a nascondervi niente, cioè appena è, tac, te l'ho già detto, quindi già avete capito che si tratta di una borsa. Ebbene, e la guardavo e ce l'avevano uguale, stesso colore, quindi guardavo così e poi ho chiesto il prezzo ed ho scoperto che costava leggermente meno rispetto all'Italia. Non sapevo che fosse così sinceramente, e non ho mai notato questa cosa, cioè io appassionata eppure non ne sapevo niente, ma costa leggermente meno in Francia rispetto all'Italia Chanel, e oltretutto io ho risparmiato anche sulle spese di spedizione, che naturalmente acquistando lì non avrei dovuto pagare se la borsa mi fosse arrivata da Venezia, cioè che avrei dovuto pagare se la borsa mi fosse arrivata da Venezia, ma logicamente comprando in negozio no. Quindi ho risparmiato sia sulle spese di spedizione che sulla borsa in sé, che costava meno rispetto all'Italia. E vi faccio subito vedere, se vi chiedete come mai la borsa è bianca, perché di solito le borse, le scatole, i pacchetti Chanel sono tutti neri con la scritta bianca. L'unico posto in cui vi danno la borsa, la scatola, tutto bianco con la scritta nera, e c'è anche
anche l'indirizzo di Rue Cambon, è appunto la boutique di Rue Cambon a Parigi, che è stata la prima boutique Chanel al mondo e dove Coco Chanel abitava. Non so se fosse proprio il suo appartamento o ci andasse solo per lavoro, perché alcuni dicono che lei ci vivesse, però ho sentito che in realtà lei ci andava a lavorare lì. Però questa è stata proprio la prima boutique Chanel, l'avete vista nel mio blog di Parigi, perché vi ho filmato qualcosina all'interno, anche se mi guardano sempre malissimo. Io cerco di filmare in queste boutique, ragazzi, per farvi vedere quello che c'è, quello che non c'è, come ti trattano, cioè qualsiasi cosa. Io voglio filmare, documentare per voi, mi tirano sempre delle occhiatone tipo, perché stai tirando fuori quella videocamera? E io mi sento tipo una ladra lì con questa videocamera, e quindi sono sempre di nascosto che filmo e poi nascondo. Quindi qualcosina sono riuscita a filmare anche a Parigi, non tantissimo quanto avrei voluto, però qualcosina abbiamo filmato. E quindi sì, questo è il perché della busta bianca e della scatola bianca. Avevo acquistato prima solo una volta in Rue Cambon a Parigi un duo di anelli, e invece stavolta ho fatto proprio un dannaccio, un mega danno. Apriamolo assieme. Rullo di tamburi. Che rullo di tamburi di scarso. L'ho aperta letteralmente 3 secondi fa per fare un mini video da caricare su Instagram, e l'ho vista per la prima volta 3 secondi fa, cioè prima di premere rec per questo video, e mi è preso veramente un mini infarto, perché è troppo bella, è troppo bella. Sì, e lei, allora, questo, aspettate, mi sono preparata, qual era il nome? Ho detto no, mi devo assolutamente preparare il nome. Vanity Kit, Vanity Set, Dio, mi sono dimenticata il nome. Vanity qualcosa è il nome di questa borsa, ed è Vanity Tote, Vanity, oh mio Dio, non me lo posso ricordare, cioè veramente, per i nomi sono veramente negatissima. Comunque è questa borsetta, di cui non si sa il nome, che avete visto, l'avrete vista sicuramente se seguite qualche fashion blogger su Instagram eccetera, l'avrete vista, ed è secondo me la borsa più bella al mondo. Allora, è un classico, questa è un classico, non è un'edizione speciale stagionale, è un classico che c'era però anni fa e poi l'hanno riproposto l'anno scorso, mi sembra, però con un nome diverso, ed è, secondo me, è splendida. Amo la forma, amo il fatto che abbia questo, sembra un po' un beauty case, però in realtà ha anche la tracolla con la classica, insomma, tracollina Chanel. Qui a spalla c'è un inserto in pelle, ed è, a volte dico l'S come giovanotti, non so se avete notato, un inserto, ed ha questo logo però con lo stesso colore della borsa, quindi non è un pugno nell'occhio, ed ha il logo con le punte della C, però con l'hardware dorato, ed è, in realtà è un hardware un po', sto vedendo in questo momento, è un hardware direi quasi metà metà, perché se notate le cerniere qui sono un pochino più argentate, mentre l'hardware del pezzetto di pelle è un pochino più dorato. Mi piace questo mix, e ci sono anche due cosi che pendono e ci sono anche questi due dettagli, e questo è in realtà il lucchetto che è nascosto da questo inserto in pelle, e qui c'è invece la chiave per andare, ovviamente vi faccio vedere, per andare ad aprire il lucchetto. Eccola qua, la chiave da una parte e il lucchetto dall'altra. Mi è piaciuto molto anche questo dettaglio con il lucchetto così carino, che però appunto si può coprire in modo da non avere troppi loghi visibili così. E devo dirvi la storia di questo baoletto, perché allora, questo ha la tracolla, io in realtà volevo la versione più grande, sempre nel colore beige, però la versione più grande non c'è più in nessuna boutique Chanel d'Europa, hanno controllato al computer, non esiste più la versione più grande, è completamente sold out in tutta Europa. Però ho provato
un altro modello un pochino più grande in un altro colore, tanto per vedere come mi sta, eccetera, e mi sono resa conto che la cinghia, la tracolla, non era sufficientemente lunga per poter appunto usarla a tracolla. Il modello più grande si può portare solo a spalla e io la volevo assolutamente a tracolla, quindi alla fine mi sono decisa per il modello più piccolino, proprio appunto per la tracolla. Ultimamente amo le borse a tracolla, sono super super comode, super pratiche, sono più libera con le mani, non lo so, credo siano anche più adatte a viaggiare eccetera, e quindi alla fine ho preso questo, che comunque non è affatto piccolo, è molto più grande rispetto ad una mini Chanel, ci sta molta più roba. Andiamo ad aprirlo insieme. Mi piace anche che l'apertura sia così facile e si possa accedere agli scompartimenti, tipo televendita, ma si possa accedere praticamente agli scomparti interni con più facilità. Qui c'è, qui c'è il cartellino di autenticità e ci sono due scomparti parecchio grandi, uno, due, e poi faccio vedere così forse la vedete meglio, c'è anche, no, qua sotto c'è anche una piccola taschina per i documenti, per le carte, eccetera. Ed eccolo qua dietro è semplice, questo è in caviar, come vi dicevo la pelle caviar ha quei piccoli pallini ed è molto molto più resistente rispetto al lambskin, che sì è più liscio, un pochino più chic quasi, però è molto molto più delicato, e specialmente una borsa di un colore come il beige, che è super abbinabile, super portabile, a tracolla volevo una cosa un pochino più resistente e la adoro troppo. Sono felice di aver finalmente filmato questo video haul, così posso indossarla, e secondo me è davvero, è stupenda. Io penso sia come forma così, non lo so, credo che sia più bella quasi anche della Jumbo, della linea Classic. Amo tutto di questa borsa e sono contentissima di aver preso il modello più piccolino, perché così posso mettere la tracolla. Che cosa ne dite? A me fa letteralmente impazzire. Mi piaceva tantissimo anche il modello bianco con il logo nero, però il logo in quel caso era un pochino più visibile, e poi era un modello dell'anno scorso che proprio non si trova più, manco a sperarci, manco a provarci, e quindi ho preso questa. E comunque volevo tantissimo una borsa beige, perché le borse che ho che sono di un colore un pochino più neutro, a parte la Celine che è forse un beige però parecchio più chiaro rispetto a questo, sono tutte sul rosato, questa invece è proprio beige, proprio color carne, abbinabile praticamente con tutti gli outfit del mondo. Sono troppo troppo felice di averla presa e quindi spero vi piaccia. Fatemi sapere quale di questi acquisti è il vostro preferito e io vi saluto, vi mando un bacio enorme, mia family, grazie davvero per tutto quello che fate per me, per appoggiarmi sempre, per i commenti che mi lasciate, che non do mai mai per scontati, sono super importanti per me, li leggo tutti, sappiatelo. Quindi bacio grande, abbraccio fortissimo e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!